E arriverò più o meno a casa verso le 19:15. Ma quanto sei pazzo? Ma che razza di segreteria telefonica hai messo? Ma quanto sei pazzo? Ma proprio per questo ti amo, Maria Laide. Dai, ci vediamo più tardi. Ciao, ciao. Scusi, Sì? Buonasera. Buonasera. No, non ho potuto fare a meno di ascoltarla, perché anche il mio amore si chiama Maria Una coincidenza un po' bizzarra, insomma, un nome abbastanza Ah, inusuale. infatti il nome è proprio raro, cioè. Ma, non so. Vabbè, andiamo a pensare su te, è una coincidenza. Non è subito uno, penso le corna. Siamo italiani, Sì, insomma. no, noi siamo un po' gelosi di Siamo un po' natura. appassionati, Sì, insomma. se la Sì, sì, apprezziamo, andiamo sì, sì. subito a pensare chissà Sì, cosa, ma sì. insomma, tranquillo, No, ma perché poi stavo ridendo, no? Perché praticamente la mia Marilady ha messo una segreteria telefonica molto, molto particolare, no? Cioè, praticamente ci sono tutti animali da cortile, no? Allora, tipo, arriva l'asinello che fa iho, iho, e poi dopo arriva a un certo punto il maialino e fa. E poi dopo arriva la mucca che fa mu mu, e poi a un certo punto arriva un cavallino che fa trotto Trotto, trotto, trotto la rilla l'arilla lero, vero, trotto trotto, trotto ho, ho. Ma adesso queste segreterie telefoniche se le mandano tutti anche via internet. Se non ce l'hai, nel senso, sei tagliato fuori. Cioè, lei dice che è originale, ma non è così, ecco. È comune abbastanza, ecco. Sì, no. Tra l'altro la mia madre Elaide ha molto senso dell'umorismo, infatti lei non è di queste parti, lei è nativa di Di cani Canicattì. gatti. Però i suoi genitori sono Sono tutti. ugrofinnici. Vabbè, chissà quanti ugrofinnici ci stanno. Cioè, no, vero Sefora, ormai in Sicilia è pieno di ugrofinnici. Sì, ormai non si trovano più Ormai siciliani. ci sono più ugrofinnici che siciliani, cioè, diciamo, ormai è proprio. Ma sai cosa stavo pensando? Ma ci potremmo scambiare il numero di Ah, cellulare? sì, E una certo. sera di queste potremmo andare a cena tutti Ah, quattro sì, insieme, grande no? idea. Così poi magari li facciamo conoscere, gli raccontiamo di quando siamo conosciuti, no? Così. Sì, no, ma più che altro, insomma, due persone con un nome così particolare, no? Sì, Poi certo. sicuramente fisicamente saranno Ah, guardi, proprio. totalmente No, diverse. ma guardi, glielo assicuro che la mia Ma, è no, guardi, molto. glielo assicuro Ma la io, mia è molto particolare, guardi, si no, fidi. La mia, veramente. guarda, è veramente, la mia Marilette è veramente alta, Ah. guardi, davvero. Pensi che è alta 2 2 metri e metri e 15. 15. E la mia c'ha un difetto però, si chiama ginocchia flosce, e infatti cammina così. Ma dicono che è un difetto delle persone che sono molto alte. Ah, ecco perché il peso scarica sulle Sì, ginocchia, sì, quindi ah, ho sì, sì. capito, sì. Ah, vabbè. Vabbè, ma adesso 2 metri e 15 è la norma, Voglio dire, le nuove generazioni si sa, sono molto alte, e i maschi arrivano anche a 2,40, 2,60, e 2,15 è normalissimo. Ma che poi Però la mia finisci. Marilaide, oltre a essere così alta, è anche molto particolare. Ah, wow. Infatti ha dei capelli color biondo platino che praticamente scendono giù fino a formare dei dreadlocks e poi arrivano più o meno fino alle caviglie e con dei ciuffetti oro Oro e e magenta. magenta. La mia è un tatuaggio invece che scende dalla schiena giù su tutto il busto e praticamente è un pitone con tutti degli angioletti intorno e ogni angioletto apre freccia e da ogni freccia esce un fumetto con scritto Viva Viva Johnny Johnny Dorelli. Dorelli. E poi la mia Marilady non si era nemmeno fatto il tatuaggio, l'ha fatto quest'estate a A Kuala Kuala Lumpur. Lumpur. E gliel'ha fatto un tatuatore lappone Lapone. che si chiama Palmiro Palmiro Bartolazzi. Bartolazzi. Vabbè, ma adesso se non c'hai il tatuaggio di Bartolazzi non sei nessuno, nel senso, No, cioè, fa no, no, no. proprio di Poi moda. lui fa Cioè, sempre quello sì, del sempre il pitone, no? pitone con gli Anche angioletti, se non ce l'hai, sei lei. proprio. Se l'hanno tutti ormai. Sì. Vabbè, ma la mia sono una boia di ornitorinco. A forma di cerbiatti zoppi. Sì, sulla schiena. È così.
siamo ricascati, siamo di nuovo adombrati. Sono bastate 18 coincidenze che mi hanno subito pensa. Le corna. Perché noi siamo latini alla fine. Sì, sì, va, sì. Meglio degli svedesi sì, che si suicidano. Sì, no, sì, noi amiamo con passione. No? Sì, no, sì. No. Così. No, ma poi, nel senso, io della mia Marielaide mi fido moltissimo. Ma anch'io della mia, ma assolutamente. Cioè, nel senso, lei è una ragazza irreprensibile. Irreprensibile. Totale fiducia. Sì, 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 ci metterei la mano sul fuoco. No, sul fuoco. Vabbè, una cosa calda comunque. Sì, sì, certo. Ma, mi scusi, una domanda, ma giusto una curiosità, sì, no? Sì, sì, sì. Senso, tanto abbiamo accertato che le nostre Mary Light sono due persone completamente completamente diverse, proprio questo è assodato. Ma la sua Mary Light è forse sposata? Sì. Ma purtroppo non con me. E la mia con me! Ma meno male!